Allora Luca, siamo sempre nella sala stampa al termine di questo Grosseto Ostia Mare 3-1, partita che non racconta nemmeno fino in fondo la superiorità mostrata dal Grosseto quest'oggi di fronte agli ospiti bianco-viola, una squadra che ricordiamo che fino a questo momento aveva subito solamente 7 reti e che invece fino al 67esimo, momento in cui ha segnato dimezzando momentaneamente lo svantaggio con Vano, è stata a lungo in balia del Grosseto e non ha subito un passivo maggiore solo grazie agli interventi decisivi del portiere 4-8. Che ne pensi? Indubbiamente l'atteggiamento della squadra ospite ci ha lasciato un po' tutti perplessi, questo va detto, perché erano in 11, nel senso vero della parola, dietro alla palla, cosa io non ricordo, un atteggiamento così, diciamo, prudente, Difensivistico? rinunciatario, veramente una cosa, cioè, che non rispecchia nemmeno, diciamo, quello che può e deve essere il valore della squadra, vista la posizione di classifica. Cioè, ci saremmo aspettati una squadra comunque sì, attenta, magari pronta a ripartire, ma mai rinunciataria veramente come hanno dimostrato loro. Tra l'altro il Grosseto veramente nelle prime frazioni di gioco ha avuto un paio di occasioni veramente belle, belle anche proprio come esecuzione, come gesti tecnici, cioè il portiere loro ha veramente salvato il risultato almeno in due occasioni, vedete, in maniera determinante, quindi oggi veramente il grande protagonista dell'Ostia Mare è il loro portiere. Questo già dimostra in sintesi quello che è stato l'andamento della partita. Un Grosseto che, diciamo, ha saputo anche aspettare per appunto arrivare al raddoppio, ci è arrivato, ha subito questo gol, una solita, diciamo così, stranamente, sempre a difesa schierata. C'è da dire che chi ha svettato questa volta era veramente un giocatore comunque molto più alto del difensore, quindi questo è un A occhi e croce, un metro e novanta, un metro e novantacinque. parziale discolpa di quella che è, diciamo, l'atteggiamento difensivo, però è vero anche che abbiamo preso nella nostra tre quarti, abbiamo perso un confronto 1-1 con la Vopa, l'uomo è andato sul calcio d'angolo e da lì è nato poi il coso. Sempre un po' di sofferenza nella fase difensiva, squadra veramente bella da vedere, però ecco queste disattenzioni che hanno rischiato di fatto materialmente di riaprire una partita che oggettivamente non è mai stata in discussione, insomma. Ecco, a questo punto la classifica si è nuovamente accorciata nei piani alti, l'Arzachena ha perduto il derby ad Olbia 3-1, 3-2, forse 3-2, e questo ha fatto riguadagnare in un sol colpo i 3 punti di svantaggio sui 5 totali che aveva alla vigilia di questa partita al Grosseto nei confronti appunto della capolista. Cambia qualcosa secondo te dal punto di vista delle ambizioni dei biancorossi? Ma io credo, allora, sull'aspetto delle ambizioni no, nel senso perché il Grosseto è partito per vincerlo il campionato e quindi non cambia niente sotto l'aspetto di prospettiva. Poi ovviamente cambia sotto l'aspetto mentale, perché essere a 2 punti piuttosto che a 5 ovviamente fa la differenza, e con la voglia di poter andare alle partite successive con la mente sgombra da quella che era la preoccupazione un po' dell'ambiente grossetano dopo la debacle ad Arzachena per 4-0, che era veramente rumorosa, se vogliamo, più che nella prestazione, nel risultato, che era veramente pesante, e il rischio era appunto quello che avrebbero potuto sbandare. Oggi non lo hanno fatto, hanno dimostrato invece di essere in campo con la giusta testa, hanno dimostrato di essere dalla parte del mister se ce ne fosse stato bisogno. Non credo ce ne fosse stato bisogno, ma visto anche un po' di chiacchiericci a volte che si susseguono, no, alle partite magari clamorose, alle sconfitte, abituati forse anche da vecchie gestioni dove magari anche per un pareggio, insomma, è successo anche che qualcuno andava via con la vittoria, ma questo è per dire che in effetti Grosseto è una piazza particolarmente sensibile a quelli che possono essere i risultati. Credo che quindi sotto questo aspetto la classifica non possa modificare di nessun genere appunto l'atteggiamento dell'obiettivo, quindi l'atteggiamento della squadra. Credo che sia positivo rimanere agganciati al treno, ci siamo e avanti tutta. Dunque io per concludere direi che a questo punto 3 punti, scusate il gioco di parole, pesanti che rilanciano sicuramente le ambizioni del Grosseto, lo tengono agganciato al treno che conta nei vertici alti della classifica e che proiettano la squadra verso un trittico importante che deciderà anche un attimino quello che sarà il mercato biancorosso dal 1° al 12 dicembre. Direi che dallo Zecchini è tutto, da Iuri Galgani e Luca da Ginnaneschi, una buona sera. una buona serata.